Sempre per quanto riguarda i contatori, invece, riapriamo il nostro contatore e andiamo nel criterio di riparto che abbiamo impostato. La specifica all'importo della quota fissa per unità annua riguarda il fatto che molto spesso, soprattutto per l'utenza relativa all'acqua, ogni proprietario di ogni unità immobiliare deve pagare un canone annuo. Questa spesa però va ripartita a seconda del criterio che abbiamo impostato. Ad esempio, noi abbiamo stabilito che le spese vengono addebitate bimestralmente. Quindi, se noi qui specifichiamo l'importo annuo, ad esempio 60 euro di canone annuo, e lo ipotizziamo anche per gli altri, confermo i dati. Poi, quando andrò a appunto elaborare il riparto delle spese, effettuerà il programma una ripartizione automatica del canone annuo e lo imputerà ad ogni bimestre di competenza. Per quanto riguarda invece la specifica all'eventuale consumo presunto, questa la compilo quando non riesco ad avere la lettura del contatore, quindi gli attribuisco un consumo presunto se mi trovo in un periodo tale in cui ho necessità comunque di fare un riparto delle spese. Ho poi la possibilità, cliccando nel pulsante registro letture, di effettuare una stampa sintetica delle letture se ne ho necessità, inserendo una data inizio e una data fine, oppure posso anche stampare le schede personali dando la scadenza delle varie letture. Mi verrà appunto questa videata con i dettagli per ogni singolo utente, oppure posso anche stampare un avviso, ad esempio l'avviso relativo alla lettura del contatore: si comunica ai signori condomini che alla data indicata un collaboratore dello studio ritirerà il presente avviso. Si invita pertanto ad indicare la lettura del contatore, in questo caso siamo il contatore acqua, in corrispondenza del proprio codice utente per tutte le unità immobiliari di pertinenza. Quindi ecco, questo va compilato e poi rimandato all'amministratore. Nel caso in cui non ce lo rinviano, appunto, abbiamo la possibilità di determinare attraverso la tabella un consumo presunto. Quindi, dopo aver specificato questi importanti dettagli relativi ai contatori, chiudiamo e andiamo invece a vedere un attimo le interfacce relative all'anagrafica dei condomini e dei fornitori, perché, come vi avevo detto in precedenza, noi le abbiamo compilate richiamandole dall'anagrafica condominio, ma in realtà possiamo anche andare prima di inserire, se lo preferiamo, i dati relativi ai condomini attraverso appunto il pulsante di scelta rapida anagrafica condomini. Prendiamo il condominio di riferimento e qui ovviamente ne abbiamo alcuni già creati e mi seleziona appunto solamente quelli relativi al condominio di Via Veneto. Se lo clicco sopra posso sempre andare a apportare magari delle modifiche e con il tasto avanti e indietro mi scorre tutti i condomini, quindi clienti studio caricati.
e qui posso sempre gestirli. Per quanto riguarda invece i fornitori, non l'abbiamo ancora visto, ora ne ho uno caricato, perché ecco, cliccando su nuovo possiamo andare a inserire sulla prima schermata i dati anagrafici relativi al fornitore e sulla seconda i dati contabili. Questo sempre perché poi attraverso questo programma noi possiamo anche gestire proprio lo studio, quindi anche tutto ciò che riguarda la nostra contabilità, non solo il condominio. Quindi non so, ad esempio, magari questo è il fornitore relativo alla manutenzione del verde. Poi mettiamo l'indirizzo, il codice avvento postale, la città, insomma tutti i dati sensibili, le mail, l'eventuale sito web se ne ha uno, la banca, l'indirizzo, e il codice IBAN. E salviamo. Mi dice specificare partita IVA o codice fiscale del soggetto. Questo perché, appunto, come vi ho detto, se ci dimentichiamo di inserire dei dati fondamentali, il programma sempre ce li ricorda. Allora, questo dato va compilato nella seconda tendina relativa ai dati contabili, quindi mettiamo una partita IVA, calcoliamo il codice fiscale. Qua per semplicità non avevo specificato alcuni dati, quindi non me lo fa inserire. Mettiamo tutto così è più ordinato. Poi qua inserisco il luogo di nascita, la data di nascita, il sesso e calcolo il mio codice fiscale. Qui dovrò specificare se si tratta di una società, quindi di un fornitore soggetto ad IRES, oppure ritenuta d'acconto, ritenuta previdenziale, o se è da escludere il fornitore nell'elaborazione poi del modello 770 unico. Questo perché appunto sempre il programma richiamerà i dati fiscali e contabili poi nell'elaborazione e nella gestione pratica dello studio. Quindi ipotizziamo che questa sia una società e si chiami Verdi SRL e salviamo. Se fosse stato un fornitore soggetto ritenuto a conto, qui abbiamo anche la possibilità di fare la stampa relativa alla certificazione delle ritenute da conto. Quindi abbiamo salvato, ora chiudiamo. Quindi quando io cliccherò su fornitori, ecco qua che ho il fornitore che ho appena inserito. Scorrendo avanti e indietro ho anche i precedenti fornitori inseriti. Ad esempio, appunto, questo avevo messo che era un fornitore soggetto a ritenuto d'acconto, anche se qui ho sbagliato, ho messo così. Lo salvo. Quindi qui su stampa certificazione, confermo la selezione, mi dice l'anno di riferimento,
ci sono spese, quindi dice nessuna spesa è stata soggetta a ritenuta, quindi non ho la possibilità in questo momento di farmi vedere la schermata relativa alla certificazione. Con questo abbiamo concluso la parte fondamentale riguardante tutte le anagrafiche, quelle che mi hanno permesso di creare il mio studio e di gestire i dati relativi ai condomini che appunto mi trovo a dover tenere, che ho nella mia attività professionale. Nei prossimi capitoli, nelle prossime lezioni, andremo invece ad analizzare le altre funzioni relative alla gestione vera e propria, agli incassi, alle relazioni esterne e successivamente alle utilità e alla fiscalità.